Oggi mi sono svegliato presto e ho detto cosa posso fare prima di andare a lavorare? Un bellissimo video. Le notizie di oggi riportano degli aggiornamenti su due video passati di FK Breaking News. Un annetto fa parlai di tutto quel casino che era successo riguardo a quelle che vengono definite Sutherland. Successivamente a gennaio mi parlai anche di quel programma usato in ambito di fisica quantistica che rischiava di non essere più aggiornato. E quindi oggi andiamo a vedere com'è finita. You can They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video che è Breaking News. Io sono Valerio e oggi vi aggiorno su quelle due notizie per capire a che punto siamo. Ma prima di cominciare, se sei nuovo e di ritorno, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari video che porto su questo canale. E quindi andiamo a vedere com'è finita con l'ESA dell'AN e il programma Forma. Cosa accadde un anno fa con l'ESA dell'AN? Facciamo un breve riassunto. Un imprenditore che opera nel settore delle macchinette VLT aveva fatto un esposto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dicendo che, secondo lui, le sale LAN andavano equiparate alle sale VLT, con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda il punto di vista normativo. Questo perché i cabinati delle macchinette VLT vanno omologati secondo la legge e secondo lui anche i computer o le PlayStation delle sale LAN andavano omologate secondo la stessa normativa. Per questo motivo tre sale LAN in Italia vennero messe sotto sequestro, ci fu un raid della finanza, un macello. A parte il putiferio che ne scaturì, si evinse che di fatto esiste un vuoto normativo per quanto riguarda le sale LAN, nonostante che il mercato sia in forte crescita. E quindi, com'è finita? Il CEO di AK Informatica, o AK Informatica, Alessio Cicolari, a novembre dichiarava che la sua azienda si era beccata una multa da 40.000 euro e il sequestro della loro attrezzatura di gaming per un valore di circa 100.000 euro, attrezzatura che successivamente è stata distrutta. Ad oggi, le loro sale LAN, a giudicare dalla pagina Facebook della stessa azienda, sembra che stia operando. Ma come fanno? La legge è cambiata? No, la normativa ancora è, cioè per come era prima, cioè non è variato nulla dal punto di vista normativo. La soluzione temporanea che è stata adottata sarebbe quella di ottenere un permesso come spettacolo viaggiante. E che cos'era mai uno spettacolo viaggiante? Questo, perché questo genere di attività ha delle dispense dal punto di vista normativo che permette loro di bypassare, legalmente ovviamente, la normativa che regola i giochi a premi. Tuttavia, questa è una soluzione temporanea perché la normativa per i spettacoli viaggianti è variata a luglio del 2022 e i gestori avevano tempo fino a dicembre del 2022 per riomologare tutti gli apparecchi. Così li chiamano apparecchi. I gestori delle sale LAN più famose d'Italia, Alessio Cicolari, che ho già citato, insieme ad Alexandre Mafia, hanno fondato l'associazione italiana eSports e Gaming, EIEG, e mi aspettavo che nel sito di questa associazione ci fossero degli aggiornamenti. Non ce ne sono. Mi aspettavo di trovare quale fosse il loro piano per difendere la loro categoria di settore, in particolare mi sarei aspettato di trovare queste due cose. Quale azione devono intraprendere i gestori di sale LAN per restare in regola con la normativa vigente? Il secondo punto è qual è la proposta di legge che l'associazione vuole portare al vaglio del Parlamento e o del governo. L'ultima notizia che ho trovato per quanto riguarda queste sale LAN risale a fine novembre dell'anno scorso e sembra che le loro attività stiano andando avanti. Tuttavia, dal punto di vista normativo, non so se le cose si stiano muovendo verso una direzione per regolamentare questo settore. Adesso cambiamo notizia e a inizio 2023 vi parlai di quel programma open source usato dai ricercatori di fisica quantistica chiamato Formo che permette di effettuare dei calcoli scientifici. Questo programma venne fatto alla fine degli anni 80 da un fisico olandese chiamato Jos Vermaseren. L'implementazione attuale di Formo è scritta in C ed è assai vecchiotta. Poiché lo sviluppatore Jos Vermaseren oggi ha 70 anni circa o forse qualcosa in più e vuole andarsene in pensione, chi prenderà il suo posto? Vi avevo lasciato che ad aprile ci sarebbe stata una conferenza per decidere il futuro dello sviluppo di Formo, senza un Vermaseren alla guida. C'è stato questo incontro? La risposta è non lo so.
Ho cercato online sia tra le notizie che sul loro sito, i repository ufficiali, niente, non ci sta niente, nessun aggiornamento. Che aggiornamento di merda. Qualora le acque si dovessero smuovere, ve lo farò sapere. Giunto a questo punto, io vi ringrazio anche oggi per stare qui con me e vi rimando gli altri video fantasticosi, mossi e fatanti che porto su questo canale. E quindi, grazie ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Ghilo!